di fare la The Baby Food Challenge. Sì. Che consisterà nel assaggiare degli omogenizzati da bendati e riconoscerne il gusto. Ma Luca, se prima quando eravamo al supermercato praticamente Katia dovevamo prendere questi omogenizzati. Fatto sta che davanti allo scaffale c'era questo carrello gigante del personale. Katia va dal commesso e gli dice: scusi, io dovrei prendere la pappa. Come la pappa? La pappa. E lui ha iniziato a ridere. La pappa, vorrei la pappa. Non ho distinto pappa. Dirgli la pappa. Non so, però ha capito. Bene raga, dai, allora iniziamo immediatamente. Vai. Ma prima lasciate un like, fatelo ora, tanto è subito qua sotto. A voi non costa niente, ma per noi è molto importante. Iniziamo subito con Valentina. No. E cioè, ma Luca! È la più piccola. Che cosa prendiamo? Oh raga, vi prego. Quindi devo indovinare il gusto? Esatto, devi indovinare il gusto. Noi ti daremo un cucchiaino. Ma io non sono attenta. Oh raga, sento già un odore tipo di... Oh no raga, io non ce la posso fare. Già oggi ho mangiato una pizza alla verdura. Apri la bocca. No, devi aprire, devi mangiare il cucchiaino. Dai Vale. Dai Vale, non facciamo tutte queste cose. No, apri i denti. Così va bene. Apri, no. No, devi mangiare. Non fare come i bambini. No, devi mangiare. Che gusto è, almeno indovinalo. Dai, che gusto è? Tonno, pesce. Pesce, ci che pesce? Monata! Brava! Dai, vado io. Vai tu adesso. Oh mamma mia, le lacrime. Le ragazze. Adesso vanno. Scelgo sempre io, ti imbocca tua sorella, okay. Giustamente. Schifo, mamma mia, ma come facevo da piccola a mangiare queste cose? È obbligata? Ok, ora scelgo io. Il tuo cucchiaino. Luca, questo qui era il mio cucchiaino? Ma poi è uguale. Che schifo, no? Meglio che tu sei mia sorella, lei è la mia ragazza, che cosa mi interessa? Ah, è vero, bubino. Ok, adesso vediamo Luca vomita Venezia. Ma non è vero. Speriamo di no. Allora, ma speriamo no, di ma sì. È cibo normale, solo che è un po'... È omogenizzato, ha dei trattamenti speciali ed è così. Che bello il rumore. Ma già me lo dovevano usare? La Vale no, non lo devi annusare. Ma questo è buono, ma perché non mi avete dato questo? Perché era troppo facile per te. L'aeroplanino arriva. L'aeroplanino su in alto. No, questo è buonissimo, secondo me è buono. Che gusto, eh? Luca, questo è buono, cioè a me piace tantissimo. Dai, Bubi, dovresti arrivarci subito perché è una cosa che... È buona. E tu sei anche molto bravo a fare. Cos'è? Oh, è vero che lui è bravissimo. Luca. È tacchino. Sì! Infatti lui è bravissimo a fare il tacchino. Dai, fai il tacchino adesso. Dai, così davanti a tutti. Adesso lo devi fare, certo. Vogliamo il tacchino. Tacchino, 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 tacchino. Vogliamo il tacchino. Tacchino, 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 tacchino. Vogliamo il tacchino. Vogliamo il tacchino. Vogliamo il tacchino. Vogliamo. Fallo una volta. Vai, due volte, una no, non si capisce no. Così, scusa, non si capisce. Una non va. È una cosa che faccio solo a vai, vai. Che cosa mi fate fare? Tocca a Katia. Sì! Io non vedo l'ora. Mi lasciate per un minora, però finora i fratelli Lattanzio sono il super vantaggio perché hanno indovinato, ma anche solo te, vediamo se indovinerai. Katia non indovina. Oh, carino, ma addirittura pure con... L'aeroplanino vola nella bocca di Kitty Kat. Con i filamenti di saliva. E con la bava, fame lei. Scaduto il tempo! Ma non è vero. A caso. Dai, TikTok. Indovina tutti. Dai, lo sai. No. Coniglio. No. Dai. Ne voglio, scusate, posso vedere? Le vuole ancora? Certo, golosa! Certo. Madonna!
No, non tanto. No, 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 è per capirne. Amore, metà cucchiaino. Che nausea, mamma. Dai, amo, qui. Dai. Anche dallo, amo l'odore proprio. Dai, puntuale. Ah, prosciutto. Ah! Ah! No. No. Io no, ecco. Insieme. Oh mio Dio, mi avete dato il cavallo. No. No. Lo mangiamo basta, insieme. Basta, hai perso, leva la benda. È vero, perso, basta. Perso. Guarda, ti abbiamo dato il primo sugo ragù di vitello. Bello. Non è detto tutti gli raga, animali. Era difficilissimo. Ma l'odore era lui. A parte che ho detto, a parte che ho detto vitello. Dammi la benda, non è vero. Ha detto, mi avete dato di nuovo il tacchino. Tocca Luca. Tocca raga, Luca. Quelli che abbiamo già usato mettiamoli da parte. No, no, fa niente, tanto è vero, sì, ripeto, tocca, poi ce li ricordiamo semmai. No, ok. Allora, un altro più difficile. Quando confabulate così tra di voi mi date troppo fastidio. Aspetta, scusa, stiamo scegliendo. Che gran scelta dovrete mai fare. Amo, no, ma ferma, no. Ok, okay. Allora. Apri. Apri bene. Apri, apri bene. Bene. Scusa, scusa. Luca! Raga, no, ho fatto un danno, aiuto, aiuto! E sono di fianco a lui, mi sa! No, non c'è niente! Qua, dammi! No, l'ho lanciato! L'ho lanciato! È il primo sugo! Sì. Bravo! Hai indovinato! Hai indovinato il primo sugo! Ma sei un genio! Ma mica ti avevo pulito tutto. Dai, come hai fatto? Uno l'ho lanciato. Come hai fatto a indovinare? Era difficilissimo. Luca, l'ho degustato. Mi sono estraniato da voi due che mi continuate a rompere. No, perché è ancora il mio turno? Sì. Ma non c'è il passo. No. Amo poco. Apri. Apri quella no, bocca. Dai, questa è buona, fidati. No, aprila bene. Apri. Apri, ma che bocca. Ha avuto uno spasmo. Ma perché ti sei agitata? Ma mi sento un po' sbrodolata. Non sei sbrodolata là, devi dirci il gusto. Ancora però. Un pochino, forse un po' buono. Sembra. Hai visto che buono? Smetti. Frutta! Sì! Sembra pera o mela o buccia. Grande. Era un po' tutto infatti. Aspetta, voglio assaggiare anch'io adesso. Anch'io. Vai che ti tocca a te ora. Vado, dammi. Quello lì dopo lo finisco. Ah sì, ti piace così tanto? Ma hai fatto tante scene, l'hai sputato in giro. No, ma perché poi ho riso, mi è partito un pezzettino di omogenizzazione. Buono, buono. Ok, no, no, sto giro buono. Mi prende il naso a sentire il sudore. Vai. L'aeroplanino che va in bocca cavia. Wow. Che cos'è? Che faccia fa? Tieni il tovagliolo. Ma come fai ad ingoiarlo? A me la consistenza mi è proprio strana. Pollo. No! E allora è coniglio. Sì! Grande! È il mio coniglio. Però non va bene. È decisa tra non pollo bene. E coniglio. Come seconda possibilità. Allora è un po' il coniglio. Sì, viva i polconigli! Come seconda possibilità non andava bene. Sì, invece sì. Vabbè, abbiamo visto che ha vinto questa challenge. Alla fine chi è che ha il palato più sopraffino? Io? No, io e Valentina. E mia sorella e mio fratello. Ma come io tua mia sorella? Luca. Dai, batti 5! Dai, sì. Pugno, anzi, facciamo il nostro saluto. Bomba! Grazie, grazie per avermi escluso, grazie. Ma se perdi. Allora adesso mi mangio tutto quello alla frutta, dammelo. No, no, era della Vale. Ma niente. No, insieme, perché tutto forse. Ce n'è un altro, Vale, ce ne abbiamo no, mille. No, ma forse tutto, non riesco. Bene, raga, fateci sapere se anche voi avete provato in età adulta a mangiare gli omogenizzati, mangiare quelle cose che mangiavate da piccoli e che probabilmente vi piacevano un sacco, ma che adesso non vi piacciono più perché è tutta roba super papposa. Ma la piantate di mangiare? Luca, lo mangi? Iscrivetevi al canale di Valentina Lattanzio. È vero! Ok? È vero. Non l'abbiamo ancora detto. Infatti, quindi... raga, iscrivetevi al mio canale. Se volete. Sempre.
No, lasciate un bel like, condividete il video, scriveteci qualsiasi cosa nei commenti, perché noi li leggiamo veramente tutti, piuttosto non andiamo a letto per leggere i vostri commenti. Esatto. Spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video, perché suonerà la campanella quando uscirà il nostro video. E commentate qua sotto con... omogenizzato. E quale omogenizzato vi è piaciuto di no, più? No, basta, devono commentare con omogenizzato. Io me li sognerò questa notte. Ah, Brunellino. Non lo voglio. Ah. Non lo voglio.